Siamo tornati, siamo pronti per vedere il secondo match di questa giornata in una nuova settimana di Proving Grounds, giornata 8, patch 13.13 e noi siamo per vedere Underworld contro Angry Birds. Partita importantissima per la classifica, perché ci Oh troviamo sì. nelle parti alte. Vediamo gli Underworld che devono continuare a battere gli avversari per poi continuare poi nuovo dall'altra parte. Nel frattempo, i Paz comunque con delle brutte sconfitte in queste giornate hanno bisogno di riprendere spazio. Farlo però contro gli Underworld è un'impresa difficilissima. Però questo è uno di quei big match di questa settimana che hanno bisogno di trovare fine proprio in una di queste due squadre che deve cercare entrambe, devono cercare entrambe con obiettivi un po' diversi di classifica, perché chi si trova un po' sopra, chi si trova un po' sotto, ma comunque Certo. hanno l'obiettivo fondamentale di salire in quella top 4. E devono cercare di vincere questi scontri diretti, che sono ancora più importanti di prima. Ogni partita conta, lo diciamo sempre, ed è anche una partita come questa, soprattutto forse una partita come questa, che darà forma a quello che sarà Proving Grounds nelle prossime settimane. Perché ricordiamoci, manca sempre meno, ma si parlerà già di relegation tra qualche settimana. E quindi chi riesce a stare Eh sì. dentro, chi invece andrà fuori. E qua ci sono tantissimi pronostici che si possono fare, ma diamo tempo al tempo. Parliamo prima di tutto di Underworld contro Angry Birds. Perché è importante questo match? Intanto perché stiamo vedendo come gli Underworld stanno contendendosi il primo posto assieme ai Novo per appunto il primo e il secondo posto ufficiali, ma al momento si trovano a parità di punteggio questi due team. Subito a seguire Angry Birds che vediamo a livello di la narrativa, aver avuto diverse partite in cui loro hanno provato a dargli fastidio, mettergli i bastoni tra le ruote, ma già dalla prima giornata di Proving Grounds c'è stata una grande porta chiusa in faccia agli Angry Birds. Verissimo, ed ora comunque in classifica si vanno a notare comunque alcune partite perse da questi Bats, 3 addirittura, che fanno capire quanto sì, stanno portando in campo un buon gioco, ma non è ancora perfetto. Ancora non stanno riuscendo ad essere solidi come l'anno scorso, perché il punto è questo: hanno come metodo di giudizio l'anno scorso, con alcuni player che sono rimasti, altri se ne sono andati, il coach staff è rimasto tale. Ma comunque nuovo annato, nuovo split, tutto da riformare, con un meta che ovviamente è cambiato rispetto allo split scorso, con degli avversari che sono cambiati e che Decisamente. ovviamente vanno affrontati in modo totalmente diverso rispetto a quelli che c'erano prima. Tutti questi cambiamenti, tutti insieme, sono pian piano delle variabili che si fanno sentire, perché anche cambiare un semplice membro di una squadra comunque fa la differenza. E si sta vedendo proprio in questi buzz che hanno cambiato, se non erro, due membri rispetto all'anno scorso. A memoria siamo su quella falsariga lì e là comunque si capisce che tipo di lavoro c'è da fare? Ho la sensazione che gli Angry Birds non pecchino di skill, anzi, siano perfettamente a livello Anzi. anche con Underworld. Abbiano dimostrato più volte di giocate veramente spettacolari. Uno dei motivi per cui questo match è un match assolutamente da non perdere, ed è anche il motivo per cui non è così scontato che Underworld Vero. abbiano vita facile. Li abbiamo visti anche nella giornata di ieri, avevano quasi rischiato di non portare a casa la partita, ma poi con un grande comeback sono riusciti ad assicurarsela. Vedremo se anche oggi sarà così. Primo ban di rispetto per Maokai, dall'altro lato Omulfin, targettato da il Xin Zhao. Ed ora vediamo quali saranno gli altri ban, perché sicuramente ban targettati come Irelia, come Xin Zhao, sono fondamentali da un lato e dall'altro. C'è sempre disponibilità di quel Milio, di Nico, che Milio sta perdendo tanta priorità e non ci sarà Molta. nemmeno un nerf a tutti gli effetti. È molto strano, forse anche perché hanno, non lo so, hanno fatto un accordo tutti i team per decidere di non giocarlo e Stretta di noi non sappiamo mano. nulla, una stretta di mano formale. Sono stretti la mano, hanno deciso di non giocare a Milio. No, ovviamente scherziamo, però rimane comunque tante volte open, sia ieri che oggi, e ancora non viene selezionato. E a questo punto mi aspetto che prima o poi da giocatori comunque support che vadano a priorizzare degli enchanter, come per esempio Tinelli, abbiano la possibilità di andare a giocare a Milio, perché comunque rimane ancora un campione molto forte.
Si potrebbe dire tanto rispetto alla narrativa di questo match che stiamo per vedere, visto che abbiamo già rimembrato come i due team sono estremamente capaci di mostrarci un grande show match, ed è quello che sta per arrivare. Infatti abbiamo visto tanti ban traghettati verso la giungla, addirittura tre e mezzo, oserei dire, perché quella Poppy sappiamo avere una tendenza a guardare la zona più cespugliosa della mappa. Nel frattempo, poi, puntate a dei carry importanti, ma il primo pick riesce ad essere assicurato, il Gangplank di Michelazzo. Questo è importante, però è di solito un pick che non vediamo spesso, ok? Viene Come bannato. di solito o viene bannato o in ogni caso vai a preferire comunque nella parte un po' bassa della draft in cui comunque hai possibilità di sapere, no? Anche quali sono i tuoi avversari, non solo in corsia, ma anche Certo. durante comunque tutta la draft. Rel che viene selezionata in combo con Lissandra sarebbe comunque molto utile, anche Blind comunque un campione interessante. Forse a questo punto è meglio rispondere al fuoco con il fuoco e quindi Irixu si show uno dei suoi migliori pick, cioè Aatrox. Uno dei pick con cui si è spesso distinto in Proving Grounds per essere stato sufficientemente aggressivo e molto proattivo rispetto anche alla mappa. Tuttavia, Aatrox è un pick che ha bisogno di prendere grande vantaggio in early game, di funzionare e di essere subito presente in partita. Se questa cosa non avviene, sappiamo che Gangplank scalerà molto meglio di lui e quindi Sì. da stare attenti a questo fattore. Mi aspetto la top lane estremamente targettata dalla giungla. Omulfin ci mostra il suo secondo pick più amato in Proving Grounds dopo Xin Zhao ed è Viego. Un Viego che anche nella giornata di ieri ha dimostrato di poter fare molto bene, nonostante tra l'altro ieri non fosse stato neanche bannato Xin Zhao, quindi credo che sia Vero. proprio un pick che stia Anzi, no, che stia aspetta, sai che trainando. non No, ricordo. era bannato, hai ragione. Forse era bannato. Sì, era Era bannato. bannato, ma lì abbiamo Draven per Black V, anche lì un altro pick da non sottovalutare. L'abbiamo già visto e questa selezione non deve farci ingannare. Spellbinder potrebbe giocare Seraphine in corsia centrale come già ha fatto, ma non sarebbe nemmeno la prima volta che vediamo questa cantante di Piltover in botlane. Ci sono varie possibilità per Seraphine, sicuramente hai disponibilità della botlane avversaria, hai visione di ciò che c'è e quindi puoi scegliere con cautela, perché comunque Draven e Rell, avevo mischiato in mente i due nomi, sono campioni difficili con cui devi andare a giocare, perché possono essere tanto aggressivi, possono andare hanno dei gap closer importanti e Seraphine comunque li soffre, per quanto può avere tantissimi controlli dalla propria. Potrebbero effettivamente non bastare. Ban che si indirizzano proprio verso quella corsia inferiore con Blitzcrank. Strano quel ban su Blitzcrank. Perché in realtà comunque vedi Rell. Non so se Kiki ha showato una Rell in giungla. Perché comunque c'è questa possibilità. Mi sembra comunque molto strano. Dall'altra parte, sicuramente i Buzz devono andare a priorizzare proprio quel support. Perché per quanto ci sia Seraphine, l'ultimo ruolo che vuoi andare a selezionare è proprio il support, perché comunque ha poche risorse che non puoi andare a sfruttare al meglio. Invece hai bisogno che Seraphine vada verso il secondo slash terzo oggetto. Mi riservo questa domanda per un futuro più o meno prossimo. Non mi porrò ulteriori quesiti su quel ban di Blitzcrank. Spero di risolverli quanto prima. Continuano la draft gli Angry Birds, vanno per la giungla adesso. Sejuani selezionata da Black Vodka che andrà nelle mani di Kiki. A questo punto sono curioso di vedere quella Seraphine. Perché comunque Vero. Seraphine midlane ti permette di avere danno magico in corsia centrale, iniziare a suddividerlo, avresti troppo AD se selezionassi qualcos'altro. Tuttavia, per quanto riguarda invece la corsia inferiore, mi aspetto un Enchanter oppure una Lulu Kog'Maw, oppure quella potrebbe essere un'altra maga, anzi Cassiopeia selezionata, andrà quindi nel ruolo di Spellbinder e quindi Seraphine sarà AD carry. L'unica cosa è che qui manca dell'engage. Hai bisogno di avere a questo punto Nautilus che è rimasto ancora open. Thresh è stato già eliminato. Stessa cosa per Braum. Alistar, hai bisogno di qualcosa per andare a trovare dell'engage. Perché qui Eccolo. manca. Ed effettivamente arriva Nautilus anche per andare un po' di pick fuori posizione, no? Cercare di trovare appunto
quello spazio, no? Di ingaggio o anche di controingaggio, perché comunque Rell può ingaggiare assieme a Seraphine, può reinserirsi poi Aatrox, ci sono comunque i danni di Draven, ci sono i danni di Syndra. I Buzz che sono si sono posizionati per essere tanto aggressivi. Dall'altra parte comunque rispondono alla grande con anche tanto scaling e soprattutto importanza dei reset, perché comunque Viego ha bisogno di quei reset per cercare di essere decisivo. E contro questo team non sarà così semplice andarli a trovare. Tra l'altro dei reset che non dico che non importa quando arrivino, perché comunque Viego è un ottimo early game, così come anche Sejuani. Tuttavia, occhio ai mispositioning, occhio perché non sarebbe la prima volta che l'uno riesce ad avere la meglio sull'altro. Non è questione di essere più resistenti o meno, perché comunque in early game tutto può essere, e tutto può essere definito. Il kit di Sejuani fa abbastanza danno per essere fastidiosa, Viego può muoversi in difensiva con una buona libertà. Dall'altro lato, però, io quello che voglio far notare è che c'è stata tanta attenzione in questa draft verso la giungla, verso poi la corsia inferiore. Ancora, quel ban di Blitzcrank è abbastanza nebuloso come risposta, come interpretazione. Però quello che vedo è Sì. due corsie inferiori molto aggressive. Più che altro con Rell Rell Draven. già selezionata è venuto quel pan di Blitzcrank, quindi Sì, no, infatti ce lo serviamo, ce lo teniamo per dopo, così in intervista potremmo fare qualche info da entrambe le parti, vediamo che cosa succederà. Come è stato letto, come è stato interpretato. In questo modo io mi aspetto tanta aggressività in bot lane, per i motivi che abbiamo certo. detto. Abbiamo due hard engager che si scontrano tra di loro. In mid lane, Cassiopeia con le zanne gemelle vorrà essere subito invettiva, subito presente con il conquistatore che ci aspettiamo essere utilizzato. Invece Syndra scontri un po' più burst, un po' più lenti, ma teniamo d'occhio la giungla. La giungla abiliterà tanto di questa mappa e Viego potrebbe essere un fulcro ancora più determinante di tutto ciò, visto che hai una Cassiopeia che ti può seguire letteralmente e poi avere priorità anche con un Gangplank, con una Suprema tutta mappa. Qui ci sono entrambi i jungler che hanno un ruolo molto importante. Perché, come vi ho detto, per esempio, prima Sejuani aveva bisogno di andare in corsia superiore con Renekton, soprattutto in quella corsia. Qui entrambi devono cercare di essere tutta mappa. Quindi per loro sarà difficilissimo cercare di trovare lo spazio giusto nel momento giusto e soprattutto cercare di rispondere a dall'altra parte della mappa un possibile ingaggio che in realtà c'è in botlane, quindi per esempio cercare azioni in botlane da un lato, rispondere con qualcosa in top lane, perché comunque GP Aatrox, campioni che GP ha bisogno di scalare, Aatrox in realtà di prendere vantaggio già da subito. E quindi ovviamente entrambi i Esatto. jungler potrebbero andare in corsia superiore, come in realtà cercare di trovare anche qualcosa in botlane, comunque con un Nautilus Seraphine accoppiata sicuramente vincente, con tantissimi controlli che potrebbero andare a prendere quel Draven fuori posizione, quindi Rell anche dall'altra parte un lavoro enorme alle spalle. E nel frattempo noi vi facciamo uno shout out per dirvi che le bet sono aperte. Scommettete sulla squadra che pensiate potrà vincere questa partita e nel match di adesso, Tave, nel match 2 di oggi diventa un po' più difficile determinarlo e lo scopriremo a momenti perché ci sono ancora pochi secondi rimasti. Signore e signori, benvenuti nella landa degli evocatori Underworld Esports contro Angry Bats. Che si diano inizio ai giochi. Vedremo come andrà questo scontro fondamentale per la classifica. Gli Underworld che cercano già subito di fare qualcosina lì, alla fine non ci sarà nulla in queste early game. Finalmente andremo a vedere le rune. Importantissimo Black V cercare lo scambio breve appena avrà possibilità. Per Jayla è comunque importante per lui. E alla fine il resto delle rune rimane qualcosa di molto standard, molto classico. Più che altro quando vedo il ramo nell'Inspiration, Che belle queste rune. mi piace Scusa, andare a ero vedere. emozionate. Belle, ma poi Dai. colorate. Guarda il libro degli incantesimi di Zer. Bellissimo, Seraphim, proprio bello. Guarda, come brilla anche il Glacial Augment. No, vabbè, Non eravamo bello. più abituati, Bello, scusate, bello, dei dovevo colori pulire. nuovi. È come quando ti prendi gli occhiali da vista nuovi, vedi la vita in 4K. È Verissimo, un'emozione. verissimo.
E notavo, dicevo, quando c'è l'ispirazione, vedere chi prende il mercato del futuro, perché è importante, come per Michel Lazzo, cercare proprio di trovare quel vantaggio iniziale che può darti quell'item in più, che in un matchup comunque difficile può darti sicuramente una grandissima mano. E libri incantesimi per Seraphine, per cercare di essere comunque avere il TP, che ovviamente è un TP advantage in quella corsa inferiore, quindi sicuramente una grande mano nella gestione della wave. Ma anche e soprattutto possibilità poi di essere aggressivi, come perché no, anche con un ustione per avere ancora più danni. La Star Guardian, quella di Seraphine, quella che hanno appena aggiunto da Wild Rift? Sai che non lo so. Guardala, Potrebbe. guardala. Sì, è nuova. È Non lei. l'ho mai vista. Quindi sì, è nuova, sì, per forza. È Va bene. obbligatorio. Se Dave non l'ha Non l'ho mai vista. vista, allora è nuova. Allora è nuova, per forza. Ottima, questa ancora va in risposta. C'è Viego in posizione, corsia inferiore, va con lo stordimento, faccio spettrali, subito purificato da Black V. E Kubo cerca il dismount per Finn. allontanare il nemico. Finn comunque fa valere i danni. Guarda Oh! quella ancora incredibile, intercettata anche da Kubo. E in questo momento troverà la prima uccisione per Draven. Scambio di bara con Homulfin. C'è questo scambio di bar interessante con la prima kill però data da Draven, e questo è comunque un leggero vantaggio dato nelle mani di Buzz. Scambio molto aggressivo con un flash di Undefined che addirittura è stato scambiato con il flash di Kubo per andare a salvare il proprio tiratore. Eroico. È morto, certo, sicuramente, ma comunque ha dato una grandissima kill nelle mani di Draven che va già a chiudere il fulgore. Fulgore che ovviamente dovrà poi entrare anche nelle mani di Michelazzo, perché l'Essence Reaver comunque rimane fondamentale per lui. Scambi importanti in quella top lane e anche in quella mid lane, perché comunque Spellbinder ha dovuto utilizzare subito dopo quel flash con un Kiki che ora è presente anche in top lane. Kiki fa un'invasione di campo, trova Undefined, ma riesce comunque a rubare il blue buff a Viego, che si trova nella parte inferiore di mappa. Potrebbe optare per un jungling verticale e vediamo ora dove si posiziona. Cercare di forse Finn a questo punto di invadere, sappiamo quanto Finn voglia essere aggressivo nei primi livelli, quindi deve continuare in questo modo. Ha trovato l'ingaggio in bot lane, continuare a martellare, continuare a ad essere presente, perché altrimenti sappiamo quanto è un giocatore che si basi tanto su questo stile, soprattutto questo playstyle. Kiki non si aspetta questo movimento, in realtà Finn sì. A livello 4 potrebbe cercare il trade e magari andare a recuperare quel blue buff perduto. Invece decide di tornare alla base. No, ci prova Homulfin. Mette visione. Ha qualche info in più. Ma che fai? Non ce le metti delle fauci spettrali? Si prende il blue Oh. buff. Non cerca nemmeno il duello. Ma comunque era una questione di principio. Kiki va in. Comunque con un livello di vantaggio. Ci prova. E guarda come cadono gli HP. È stata una scelta piuttosto rischiosa. Non tornerei indietro fossi in te. Attenzione perché ora rischia, si trova addirittura Arginato? chiuso dalla bot lane Fauci spettrali per Bender. potrebbe comunque cavarsela. La Suprema non è ancora disponibile. D'altra parte il livello 4 è ancora un po' presto. Sbalzato in aria. Chiuso da tutti gli elementi dei Buzz. Black V prende la sua seconda uccisione. Spellbinder si trova in un'orda di disastro, di casino, un incubo. E trova anche i danni nel tempo. Un ultimo autoattacco. Kubo non ha potuto fare a meno di prendere questa uccisione. Però abbiamo visto la buona volontà. Apprezziamo. Perfetta, qui l'azione dei Buzz in risposta a quell'aggressione. Sì, ottima di Finn. Il fatto che poi si è trovato chiuso, non avevi il flash dall'azione in corsa inferiore e quindi poteva essere aggressivo, ma non così tanto. Buzz che leggono l'errore e vanno a prendere vantaggio di questo early game. Questo è ottimo perché, come abbiamo detto, Finn si basa tutto su questo early game. E il fatto che sia stato bloccato con un Black V che ora può anche andare, si trova 2-0-1, molto probabilmente andrà di Trinity. E inizierà a far male. O anche il Sense Reaver in realtà. Comunque entrambe le possibilità. È un Draven che sta snowballando. E non era ciò che volevi. Quando sai che c'è Draven, hai bisogno di dargli rispetto. E questo è quello che non è successo dalla tua Underworld. Black V, fulgore, un'altra kill collezionata per sé, inizia ad accumulare stack. Un momento veramente delicato, prima che vedremo cosa succederà a questa povera Syndra che ha sbalzato indietro il povero Nautilus con un disperdi il debole che vedremo come andrà a finire. Comunque l'ancora non l'ha ancora utilizzata, quindi ancora.
un 1 contro 3 difficile. Ok, andremo a vedere come andrà a finire, ma sarà sicuramente già scritto. Underworld che hanno fatto un passo un po' troppo in là, soprattutto Finn più che altro. La rotazione della botlane è stata troppo lenta, perché comunque c'era priorità dall'altro lato e quindi sono mossi prima. E questo è stato fondamentale, perché con la rotazione anticipata della botlane sarebbe stata tutta un'altra storia. Per ora c'è Draven che può iniziare a snowballare, è quello che mi preoccupa. Non hai dato 2 kill ad un tank, non hai dato. Sì, ok, c'è una kill per Rell, poco importa. C'è Draven 201. Dopo aver creato delle azioni prettamente in corsia inferiore. E questo ti fa capire lo stato del gioco in cui si trova, perché Draven è al minuto 6 già con 2 kill su 3 totali degli Angry Birds. Canalizzarle così fa sicuramente piacere, penso sarebbero potute essere effettivamente 3, però dai tempo al tempo, anche Rell ha bisogno di cucinare. In tutto ciò mi piace vedere che in top lane non sta succedendo niente, se non che Aatrox sta dando del filo da torcere in corsia a Michellazzo, il suo Gangplank, cosa che non avevamo esattamente preventivato, ma che siamo pronti ad osservare già da questo momento. Un livello di differenza, First Strike per Michellazzo, che gli darà la possibilità di avere dei gold extra, visti anche i minion persi, quindi valuterei comunque un trade fattibile tra i due. Vuole assolutamente cercare lo Non è scambio, invece vero, Ilix non è vero, io non no! volevo dire del trade fattibile, stavo scherzando, Ilixiu! Prende la kill, ci dimostra tutto il contrario e dimostra anche che Aatrox in early game è Ilixu, estremamente Ilixu, forte. Ilixu. Scherzavo, scherzavo, si Io scherzava, amici. cioè, se ne hai bisogno, cioè, ho un portafoglio vuoto, però ho un portafoglio se vuoi, le chiavi di Ma anche casa. quando lo riempi, poi che lo chiami, Ilixu, io lo so. Sì, forse quello è il momento giusto. Quando sarà il momento? Rispetto, rispetto. No, no, non ti preoccupare, dirò tutto quello che vuoi. Ilixu, devastante, deve cercare di prendere vantaggio. Qui sappiamo quanto un GP buono riesca poi a trovare lo spazio anche in situazioni difficili. Però in ogni caso tu devi farlo, devi comunque metterlo devi cercare di far fruttare questo matchup in cui ovviamente Michellazzo fino al livello 9, livello 10 non ha possibilità di livellare i parili e quindi ne ha pochi. Attenzione a Kiki, perché addirittura vuole cercare di far fruttare ancora più questa cosa. Le Underworld in top lane, però. Ci riprovano e li supera prima Michelazzo, ma continuano 2v2, Undefined ancora questa possibilità per andare in. Ci riprova, cerca di flashare out e Reset. Omulfin riesce a prendere la vita di Kiki. Guarda Ilixiu come sta cercando di difendersi ancora più di metà HP. Ora avranno un'altra sfida perché c'è Kuba in posizione, sta arrivando anche Vic. Difficile resistere e guarda come è costretto a flashare, ma potrebbe non essere sufficiente, lo sta avvicinando a sé. L'ultimo autoattacco con il flash prende la kill e su Nautilus e chiude con Vic su Omulfin. Che disastro! Troppo in avanti questi Underworld. Avevano trovato quella kill. Cercare di disingaggiare doveva essere la soluzione. Non stanno rispettando per nulla il regame di questi Bats. Che continuano ad avere un vantaggio di 3000 gold importantissimo. Vanno a prendere anche gli obiettivi. Tutti gli obiettivi neutrali fino ad ora sono stati presi. Ora vanno verso il messaggio della Landa. Primo il Drake. È tutto alla perfezione. Black V ha 2 kill. 3-0 Aatrox in top lane. Con GP che sta soffrendo. Viego stessa cosa. È tutto nelle mani di questi Bats in questo momento. E non doveva andare così, perché è stata molto anche colpa degli Underworld che sono andati troppo in avanti, troppo deep in troppe azioni. Decisamente un momento difficile per recuperare Underworld Esports che ora dovranno fare i conti con tutto questo. E si parla di 3000 gold di differenza, un primo drago a favore degli Angry Birds, 4 kill in più, e di cui 3 sono su Aatrox, 2 su Draven, una su Syndra. Insomma, è un ottimo prospetto questo per gli Angry Birds per fare un ottimo game, chiuderlo in fretta. Ma mi aspetto a questo punto che ci sia il colpo di reni di che Underworld hanno sempre dato. Ma la domanda è quando arriva? Sono state sempre una squadra che ha avuto la forza più che altro di dover recuperare. E hanno una draft che può permettergli ciò. C'è dello scaling, c'è Spellbinder, c'è Michellazzo. Hai comunque Finn che con dei reset scala molto bene. Può comunque essere molto presente sulla mappa appena arriverà anche al primo slash secondo item. Però deve arrivarci e Ilixu non ne vuole Violenza pura, sapere. ultimo d'attacco, prende la sua quarta uccisione, ancora una volta Michelazzo Wow. 0-3. La sofferenza, le lacrime che scendono e cadono pure sulla barba di Gangplank, sappiamo essere dura questa fase di corsia, ma
Non c'è da disperare per tutti i fan degli Underworld, sappiamo che è Gangplank. Basta prendere un reset, uno piccolo. Basta un parlé. Ed eccola qua, quella primo predatore d'essenze che arriva nell'inventario. Timido timido, associato dalla Gore Drinker di Elixiu, che è arrivata anche per lui, dopo l'ultimo back. Sono curiosi di vedere che cosa si inventano, perché Gangplank può ancora fare molto. Lo sbarramento d'artiglieria può essere utilizzato, magari prendere una uccisione extra. Però ora deve stare safe, perché purtroppo un Aatrox che prende tutto questo vantaggio è davvero pericoloso per il resto del gioco. È difficile da gestire, anche e soprattutto in quelle side in cui sappiamo che Aatrox può fare tanto. Ovviamente però nei teamfight c'è il setup giusto per i Buzz. Hanno comunque una draft che doveva snowballare, ci sta riuscendo, perfetto. Hanno possibilità di fightare come vogliono loro. E gli Underworld ovviamente pian piano questa cosa devono andarla a bloccare. Ora arrivano però anche degli item per loro. Cioè comunque, come parlato, il predatore è senza per Michillazzo. C'è per Zewi la... il dolore di Liandry, quindi comunque iniziano a esserci dei danni importanti che però ora non potranno essere sfruttati al meglio. Devi comunque rincorrere gli avversari, non hai possibilità di andare a creare tante azioni se non possibili errori. Oh, effettivamente le Buzz, ora c'è il Drake, voglio che comunque questi Buzz vadano lì ad andare a prendere questo obiettivo, ovviamente sfruttando la priorità che continuano a avere Rell e Black V. Attenzione a Black V, ha comunque 200 stack e già fatto dei shot prima. Potrebbe esserci l'azione che permetterebbe a lui di andare ancora più avanti di Gold. Beh, più che cash out direi che Shin, perché ha proprio ha incassato effettivamente. Beh, sì, le taglie avversarie, sì. Però... Allora, un Draven che va anche lui per Essence River. Qualche build ci aspettiamo, perché di solito magari siamo abituati a vedere qualche AD carry con il mitico che va verso una Trinity Force. Vediamo che Syndra sceglie la tempesta di Luden, si apre una landa montuosa e i Buzz sono già al secondo drago. In realtà, allora, Trinity sì è viabile, sicuramente l'avevo chiamata in realtà anche prima. Prigione glaciale, prigione Hextech in questo momento non intercetta la pietrificazione di Spellbinder, che comunque deve cercare di depushare quanto più possibile. Potrebbe esserci un dive perché ha veramente poca vita. Evocato il messaggero della landa, le rasce rotanti! Oh! Blackbee! Terza uccisione! Viego costretto a la vendetta lacerante oltre il muro per salvarsi. Blackbee, come ci si sente a prendere delle kill gratis? Penso sia bello. Quando prendi ancora più gold, ancora di più. Elixiu continua a devastare in tranquillità. Si trova lì, appena vede un avversario, ulta, li fa flashare. C'è l'infatti totale. E parlavo di build. In realtà quando si vede un Essence River molte volte si pensa e si può immaginare anche un Infinity Edge. Ma vedendo quella letalità mi aspetto un Collector prima, perché comunque hai possibilità, è una ten forte e puoi farlo. Attenzione ancora alla top, del terrore, va a cercare anche lo sbarramento d'artiglieria, però i danni sono tantissimi, viene esploso Molfina da Cubo e ora continuano i danni. Però guardate, Elixiu viene ucciso ufficialmente, quello che si aspettava, quello che cercavano Underworld, il comeback shutdown collezionato da Spellbinder, e questo è quello che serviva a Underworld, soprattutto per quei due assist extra per Gangplank. Importantissimo cercare di ribaltare l'azione. Peccato non aver dato la kill a quel CP, ma comunque sarà importante. Situazione di 3v2, 4v2 che doveva andare nelle loro mani. Buzz che comunque pushano in corsa inferiore, quindi cercano l'ok di creare comunque qualcos'altro sulla mappa. Potrebbe bastare? Dipende. Per ora comunque continua a mantenere un vantaggio enorme, grazie ovviamente a quel Draven che comunque si trova avanti, aggredito dalla grande Elixiu, comunque si trova avanti. Quindi, ripetiamo, in ogni caso i Buzz si trovano in questo vantaggio che devono continuare a sfruttare. Dall'altra parte gli Underworld devono trovare questi colpi di reni, questi ingaggi che gli avversari un po' non si aspettano per metterli a bada. Perché altrimenti significa poter ancora più far partire questo snowball importante. E, come detto, c'è un collector per Draven. Quel Draven, due oggetti al 14° minuto, capite che... Non è normale come cosa. Cioè lo è quando prendi tutti quei Vishin, ma non è normale. Di solito non te lo aspetti così velocemente, ma visto lo stato e lo score attuale
è assolutamente motivato. Perse comunque un po' di stack, riparte da zero. 64 eravamo a più di 300, quindi da tenere in considerazione questo. Sejuani che va per il messaggero della Landa, non vogliono lasciare nulla a questi Underworld e vogliono finirla presto. L'ultima intervista mi ricordo Angry Birds che dicevano: "I prossimi sono gli Underworld, subito dopo i Novo. È solo questione di tempo perché noi siamo pronti, ci siamo allenati, siamo online e a livello di skill non abbiamo nulla da invidiare ai primi posti. Eccoli qua." Ci sono stati dei bad game, soprattutto le giornate e settimane in cui non hanno ingranato questi Bats, però quando sono online si vedono e sicuramente portano un grandissimo gioco. Michelazzo che ora pian piano deve farmare con calma, ha paura dell'avversario, c'è cioè Cosa? comunque Vic lì e quel disperdi di Avrei da debole era ridire. un po' Quasi come l'ancora di. storto. Quasi come l'ancora di Nautilus. Avrei da ridire. Qualche Ma. Q di Morgana che va un po' così. Mamma mia. Solo Qualche hitbox che quando è non la è. Morgana avversaria, però, te lo assicuro. Ah sì, guarda, quello Quando la è. giochi tu, invece, soffia il vento un po' più in là. No, basta. Non lo prendi. Come quando Quello. giochi anche l'Axe, io non la gioco molto, ma quando me la trovo contro, vedo che quando non sono lì, mi ha preso. E È una per cosa quello proprio. preferisco i campioni con gli autoattacchi che si basano su quelli. Sai perché? Cioè, in realtà tutti hanno autoattacchi, ma quelli che si basano sugli autoattacchi. Perché tu quelli non puoi. Cioè, gli Ah, avversari non possono Teemo! doggiarli. Oddio, è vero, c'è Teemo, Main ma va Teemo, ecco cosa, Tave. Non so che magari non ti, era un po' un momento intimo per dire. Ma bastava dirlo. no, Main mi Teemo, discosto, mi grazie. discosto, mi discosto. Ma non puoi doggiare gli autoattacchi, quindi anche se ti discosti, loro ti seguono. Cavolo, è vero. Timo ADC ora, da oggi. Timo Da oggi tutti i testimoni ADC. clippate perché così non No, potrà non più girarsi fatelo per indietro. piacere, non È fatelo. la fine, Tave, l'hai No, non detto. fatelo, L'hai aiuto. detto. Ho paura. In vino veritas. Aiuto. Nel frattempo, Bats che continuano ad essere aggressivi, hanno un messaggio alla Landa, lo sfruttano. Sì, c'è stato preso il Drake dall'altra parte, ma è uno scambio comunque che a livello monetario è enorme. Un primo Drake per gli Underworld con un AT2 in corsia superiore. E comunque sta portando a prendere, anzi, non solo l'AT2 in top lane, ma anche quello in corsia centrale. Un vantaggio enorme che si sta attestando sui 7000 gold, 6000/7000 è tanto a questo minutaggio. E i Bats devono continuare così. Abbiamo visto quanto gli Underworld abbiano la possibilità di trovare quegli spazi per degli ingaggi importanti. E i Bats devono essere proprio lì a essere loro ad avere il coltello dalla parte del manico. Perché altrimenti, se lasci spazio agli Underworld, abbiamo visto quanto hanno possibilità di prendere campo. Guardiamo che cosa sta succedendo. Black V, che sta ai 180 minion, quasi forse un po' sotto la media, ma guardiamo le 3 kill. Ora c'è la possibilità che venga chiuso. Sejuani pronta a difenderlo, a salvarlo. Riesce ad evitare le fauci spettrali, però guarda gli HP stanno scendendo. Trova lo shutdown Gangplank, proprio quello che gli serviva con lo sbarramento d'artiglieria. Kiki è riuscito a tenerli lì e ora Omulfin potrebbe essere il prossimo. Oh, ok, è riuscito a prendere comunque la forma di Draven, ma non nei suoi HP. Kubo prende la sua vita ed è la terza kill di Rell. Ok. Rell, Kubo, non lo so, vuole essere il carry Dominanti. principale. Sì, in realtà. Lui non lo sa, forse. O A forse questo sì. punto, Kubo, prossimo game, anziché andare di engager, ascolta qua, dacci un po' di show. Un brand. Brand. Come L'avevo l'hai pensato visto? entrambi. È un Siamo letti. brand. Così tutte queste kill diventano ancora più funzionali. Disperdi il debole, Scopino. stordimento, spellbinder preso Kubo. sotto. L'ha presa sul personale, l'ha presa malissimo. Kubo. Kubo, se non ti piace brand, bastava dirlo. Non c'era Infatti, non. bisogno. Non dovevamo nominare Brand. È il suo peggior campione, probabilmente. Non lo No, Kubo. so. Kubo. No. Bastava dirlo, guarda, no, io non. Va bene lo No. stesso. Ti accettiamo così come sei, lo sai. Ti accettiamo sempre a braccia aperte in Proving Grounds. E piccoli errori di questi Bats che hanno rallentato un pochettino i ritmi di questa partita. Però
e gli Underworld prendono campo. Non lo so se basterà. Vic nel frattempo... c'era Cassio lì. Sì, c'era Cassio. E infatti, c'era, adesso non c'è più, per ovvie ragioni, che abbiamo appena potuto constatare. Il paziente sta raggiungendo sempre di più quella soglia di non recuperabilità. Ma vediamo, Omulfin cerca l'inserimento, sbalzato via, e con il Beast cerca un'opportunità. Morto! Questo Draven, e ora cercano di combattere. Michelazzo arriva con i danni, Elixir inizia a pentirsi di tutto quell'early game non sfruttato abbastanza. Vanno su Kubo, guarda il danno critico, guarda Vic che danni che fa, ma Kubo riesce a essere preso e Omulfin prende la sua forma. Underworld Esports che cercano il comeback e provano a fare il barone. Chi che è ancora vivo ha lo smite disponibile, può andare al di là del muro e cercare il fight decisivo, e potrebbe essere proprio quello che farà. Ma viene ultato, viene pietrificato, viene anche preso dal veleno e dal danno a tempo, le bruciature di Spellbinder. Underworld Esports che riescono a trovare un ottimo barone, l'opportunità del comeback. Stanno trovando pian piano questi Underworld campo, stanno trovando quei teamfight importantissimi che li stanno mettendo in gioco, anche perché abbiamo parlato quanto quei reset rivico fossero fondamentali, e si sta vedendo, anche perché ora pian piano non solo ciò, ma c'è comunque pian piano anche Michelazzo che sta iniziando a scaricare danni importanti, una Darkblade che darà anche qui tanto fastidio agli avversari. Baron preso, gold praticamente recuperati, perché comunque sono 3000 gold di differenza, che ormai sono ben pochi, e riescono, ora hanno, devono andare a prendere le torri, perché l'unica cosa su cui si trovano veramente behind ora a questo punto sono proprio le strutture, e c'è bisogno di sfruttare questo barone al meglio. Vedremo dove andranno a incentrarsi. Bazze che provano a difendere, anche perché ora c'è il Drake, e comunque ora vuoi arrivare a soul point. 5 secondi, Drago della Montagna, anima di questa partita. Underworld gioverebbero molto di 4 stack singole di Drago della Montagna. Non semplici da cedervi, perché comunque ci sono gli Angry Birds che hanno un grande potere difensivo, che non stanno sfruttando a questo momento, visto che stanno facendo andare avanti gli Underworld, però stanno cercando il flanking e potrebbe essere l'opportunità per chiuderli prima del tempo. Vanno verso il drago invece e non sembrano intenzionati a rispondere. Cercano la torre, cercano il push, ma potrebbero essere ancora più veloci gli Underworld a tornare in base, a difenderla e a prepararsi agli assedi. E il Baron sarà disponibile tra poco, perché c'è ancora un minuto di Baron buff. Difatti hanno comunque questo Baron, quindi il push le bazze è comunque rischioso, perché ovviamente sono tornati in base prima con il recall potenziato, e quindi abbandonare il Drake per non trovare nulla è comunque un qualcosa di difficile. Anzi, gli Underworld prendono ancora qualcosina in più di questa mappa, vanno pian piano a appiattire questa differenza monetaria che si era creata, e stanno prendendo anche le strutture. Michelazzo da solo in quella corsa inferiore prende anche un'altra struttura, sta arrivando per lui il terzo oggetto, e quello sarà un checkpoint importantissimo, un checkpoint che sulla mappa sarà fondamentale anche il prossimo Drake, perché pian piano gli Underworld comunque con il sostegno che tira Seraphim e anche con i vari Drake a singole copie stanno pian piano essendo più coreaci e sono più difficili da battere anche per un campione come Elixu, che ok ha una mana oscura, ma probabilmente non basta. Non è detto che basti. Tra l'altro vediamo la Draktar per Gangplank. Ne parliamo? Strano, come è un po' strano, perché di solito vai a preferire qualcos'altro, anche per andare un po' sul critico. Forse ha deciso di andare per questo, per cercare di... Comunque dovrà navigare dei teamfight difficili, e questo ti permette di riuscire a prendere un reset, perché comunque hai tanto letality, e Finn ti dà una mano, perché anche lui vuole andare a prendere il reset e cercare di sfruttare al meglio. Attenzione, Finn non viene visto, non sa comunque di quella blu che si trova lì, i Bats comunque a difendere Spellbinder, cercare di aggredire Spellbinder, comunque ben difeso anche dalla presenza del support, quindi devono disingaggiare. Pian piano gli Underworld devono andare a prendere queste torri, i Bats comunque hanno spazio sulla mappa, hanno quella pressione strutturale che gli permette di essere un po' più presenti.
dall'altra parte c'è bisogno di quel qualcosina in più, quel colpo di reni in più. Ne basta uno di teamfight, forse due, per avere poi quel pieno vantaggio di cui hai bisogno per tirare completamente dritto. E ora partita praticamente messa in Impari! palio. Impari! Pensavamo che Underworld fossero magari in una... in una faccenda difficile, quella contro gli Angry Birds. Ma ora ci si trova in una pianura piuttosto facile da navigare. Omulfin sta trovando una buona forma. 4-4, 1-0 la Seraphine di Zewi. Spellbinder da tenere d'occhio, estremamente letale con questi tre oggetti. Ma no, ultimo ma non trascurabile, guardatemi che lazzo, anche lui tre oggetti, sta andando verso il quarto. Non appena verrà inquadrato, sono curiosa di osservare la sua quantità di danni collezionati finora. Tanti. Mentre tanti fin in avanti verso Black V, ora deve indietreggiare e rispettare in ogni caso i danni di un Draven da 3 item. Come detto, l'Infinity Edge era viabile per lui e comunque ora bisogna comunque rispettare la tua Underworld in generale. I danni ci sono dall'altra parte. Devi pian piano prendere spazio, non facendoli prendere fuori posizione. Ora Michelazzo però sta facendo tanto male. Prova con il triplo barile a cercare di prendere il carry avversario. Comunque l'importante per ora è pulire la wave e potersi muovere. Anche perché fra 30 secondi c'è un Baron. Checkpoint importantissimo per questa partita. No. Prigione Gracia l'ha andata a vuoto. Questo è un grande peccato per i Buzz. Con anche il cooldown appunto del Baron che arriverà fra 20 secondi. Considerate che sono anche una delle principali forme di ingaggio. Dopo restano Kubo oppure Vic in corsia centrale. È un'occasione un po' sprecata quella in cui la ultimate di Sejuani non va a segno. Hanno altre opportunità, vedremo se le sfrutteranno. 4 secondi al prossimo barone, 43 al prossimo drago, e anche qui l'appuntamento è segnato. Checkpoint importantissimi, cooldown che ora si fanno pian piano sentire perché rimane una partita tesissima e ogni fight, ogni spazio che riesca a trovare un team o l'altro e andare verso un obiettivo importantissimo. Arriva il TP perché comunque il Baron sta scendendo, sono stati spottati. Si stanno allontanando, questo potrebbe essere un ottimo margine. Beast vanno su Kubo, perde tantissimi HP. Ferromanzia potrebbe tenerli là, questa è un'ottima opportunità per Draven, che però trova il primo reset. Omulfin cerca Spellbinder, va su Ilixiu, Kiki viene eliminato subito dopo. Black V non ha il peeling per poter fare tutti questi danni, e infatti manca l'ancora, costringe l'avversario al flash sprecato, in questo caso per Kiki, ed è difficilissimo vedere un margine in cui questo Draven riesce a fare quello che vuole, perché non sta collezionando altre uccisioni. Vic la sta rischiando e verrà ucciso con il parley dei Michelazzo. E ultimo, Black V, preso da Spellbinder. La carneficina porta solo il nome del macellaio. E questo si chiama Underworld, che vanno al Baron. Devastanti questi Underworld che ora hanno ripreso spazio e finalmente ora con dei teamfight giusti la ultimate di Cassio a bloccare l'inserimento di Lixu è stato un qualcosa di devastante da mettersi le mani ai capelli perché è stato un blocco di un ingaggio importantissimo che avrebbe ribaltato completamente il teamfight ed ora Underworld con il Baron vanno a prendersi anche le soul point ed ora sta arrivando quel vantaggio di cui parlavamo prima. Prima si stava accennando, era solo un team fight, potevamo dire ok, Buzz sono comunque in partita. Sì, lo sono ancora, per carità, non è un vantaggio enorme. Ma comunque c'è Soul Point, Muore Elementare, c'è comunque un Baron che ora possono sfruttare. C'è Michelazzo con 4 item. Capite che più andiamo avanti e più si sta parlando di qualcosa che è presente Tic-toc. sulla mappa degli Underworld e inizia a ticchettare. Tic-toc, e non è la zona di cui quella di cui stiamo parlando, ma è il timing prima di arrivare a quel quarto drago della montagna. In questo caso Underworld stanno guadagnando statistiche passive grazie a tutti quei draghi che stanno collezionando, tre draghi della montagna. Stanno diventando piano piano indistruttibili, e questo si sente perché, a parte i saluti di Lord Dominic di Draven, la penetrazione sta arrivando un po' alla volta, ma non era tra le priorità principali degli Angry Birds. Dall'altro lato invece c'è una facilità molto più
importante nello sciogliere l'avversario. Underworld, 1800 gold extra per questa Baron Power Play positiva. Arriviamo ora a 2000 e 1 minuto e 21 ancora di buff. Presa anche la torre finalmente in corsia centrale, muro che sono riusciti ad abbattere questi Underworld finalmente con la mano del barone. 4000 gol di vantaggio che ora si fanno sentire tutti, si muovono tutti di gruppo uniti per cercare pian piano di mettere pressione anche in quelle side che devono pian piano essere appunto bloccate. Il barone arriva finisce fra 50 secondi, dovranno essere un minuto importante, c'è già Spellbinder in corsia inferiore, fra l'altro ovviamente uno Spellbinder che sta andando verso il quinto item e sappiamo quanto Cassio abbia possibilità di andare di 6 item non dovendo prendere le scarpe. Più va avanti la partita e più è difficile per i Buzz, più c'è uno scaling enorme di questi Underworld che sarà difficile da bloccare. Vediamo ora che cosa si inventano Angry Buzz per confermare quella che era la loro aggressività in early game e che ora si sta trasformando in una docilità inaspettata. Michelazzo, quel colpo critico, ah! Fa male. Irl. Ah, troppo. Irl. Ed era solo così, su una wave. Figuriamoci su altro. Ora vantaggio enorme di questi Underworld. Come detto, è difficile bloccare anche perché c'è dello scaling dal lato Abbaz. C'è vantaggio sicuramente in bot lane? Assolutamente sì. Rimane più worth comunque una Seraphine behind? Sì. E quel il punto. Non hai rallentato troppo la partita lato Buzz e non sono riuscito a trovare delle azioni che permettevano a loro di portare avanti quello snowball che si stava creando proprio in early game e che avevamo sottolineato. Ora però c'è checkpoint importante fra due minuti perché c'è un Drake da assolutamente prendere per questi Underworld per andare in avanti e per riuscire a bloccare completamente i Buzz che non riusciranno poi a uccidere nessuno con quell'anima. Allora, Gangplank ha detto caricate lo sfondascafo. Non so esattamente cosa sia uno sfondascafo. Ah sì, il famosissimo. Caricalo, quello. Tale. Carica quello. Lo sfondascafo. È un ordine. Signor sì, capitano. E qui l'ha detto Gangplank, non parole sue, non mie, però. Sì, il famosissimo. Qualsiasi cosa quel coso lì. Va quello, preparato. Dai, su, quello. Dopo la motospada c'è lo sfondascafo. Dobbiamo trovare l'item giusto per andare a sottolineare ciò. C'è una motospada, lo dobbiamo trovare qualcos'altro. Se ci fosse qualcosa che avesse qualcosa. È che c'è lo spaccascafo, ma non si può citare il film e dire il motoschifo, vedi? Ci serviva il motoscafo. E quindi provare. Cioè, perché la spaccaschifo è brutta, capito? Sì, è un po' dispregiativa, no? Per carità, non è un item bellissimo, però trattarlo così male mi sembra esagerato, insomma. Però anche la spacca schifo è bello. Cioè, suona proprio spacca schifo. Ha toccato lo spacca schifo. Ritorniamo in match Underworld che ora si muovono verso quel Drake, come detto importante, un minuto al Baron, quindi c'è tempo, devono trovare quel team fight anche per poter poi andare in tranquillità per il Baron. Gli Underworld si muovono insieme, i Buzz in quella corsia centrale anche. Ma attenzione, i Buzz vanno in avanti, forse troppo. Occhio Spellbinder, va su Kiki, cerca di provare un flank, sbarramento d'artiglieria, va sulla ultimate su tre persone, arriva anche il bis, i danni ci sono, Spellbinder prende la vita di Syndra e continuano Kubo, grande diversivo degli Angry Buzz che rimangono in tre e rimangono pressoché non contagiati, ma ci prova con la concatenazione di barili Michelazzo. Comunque, devo dire che per un Gangplank on point ci piacerebbe vedere anche un Phantom Barrel, però questo lo attendiamo magari anche in una fase successiva della partita. Vanno verso la torre in corsia centrale che apre definitivamente, ufficialmente, la base degli Angry Buzz. Cade anche l'inhibitor, questa è una pressione difficilissima da riuscire a contenere. Prendono ufficialmente l'anima montuosa Underworld Esports e eccoli qua, 5 minuti e 45 secondi in questo momento prima dell'arrivo del Drago Maggiore. Si vuole continuare a fightare. 1v1, 1v10 letteralmente,
una rissa questa. Omulfin va a prendere la vita di Sejuani, continuano su Kubo. Cosa ci fai lì così in avanti? Michelato prende la sua quinta kill ed è per questo che devi lasciare cucinare Gangplank, che con lo sbarramento d'artiglieria chiude la strada a Helix 2, che deve essere veramente arrabbiato per questa rimonta avversaria. No. Omulfin, panic stasi, panic cronografo e ce lo dovevamo aspettare. Stordimento, Michelazzo subito a cercare l'arancia con liberazione dai controlli e ora provano comunque ad andare in con l'ondata di minion, non c'è tempo per andare a fare il barone, c'è comunque la pressione, manca Kubo, manca l'ingaggio di gruppo, Michelazzo rischia tantissimo flash out, prova a recuperare un po' di vita ma nel frattempo Omulfin uccide Elixir e continua su Black V, Michelazzo che quasi davamo per spacciato in early game, il Nexus è il punto più importante, lo shutdown ho preso da Vic e continua ancora il fight con la tripla e la doppia dopo di quello, il Nexus comunque esplode, Underworld non mollano un secondo, quasi per mano dei Winions stavano per finire, quasi stavano quasi, rischiando quasi. Tantissimo Seraphine non so come non è stata targettata per un momento e non sono riusciti a bloccare l'ingresso degli Underworld a Buzz, che fra l'altro non stavano riuscendo più a fetare, si trovavano a quel punto in cui non avevano sfruttato lo snowball iniziale e gli Underworld stavano scalando. E questo è un problema. Con una comp del genere devi finire subito, devi finire prima. E non puoi aspettare così tanto. C'è Draven, c'è Cassio, c'è Viego, c'è Seraphine. Capite che Seraphine se n'è importata quanto di Draven? Zero. Hai menzionato Draven effettivamente come membro degli Underworld. Stai dicendo che era un attore non pagato, un attore pagato? Così. Sospende il giudizio. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non è come sembra, non è come sembra, ma sicuramente un Draven da limare, che ha bisogno di una priorità molto più alta rispetto a quella che ha ricevuto finora, che è andata molto bene nell'early game, è andata letteralmente a disperdersi nella fase successiva. Sì. E questo è stato un problema grandissimo, perché non dovevi dare spazio agli Underworld, che poi ne hanno approfittato. Ne abbiamo parlato durante proprio la partita, quanto questi Underworld avessero la possibilità di poter recuperare, e così è stato, così è successo, così è stato. E i Buzz che, ok, molti punti positivi per loro sicuramente, però una settimana, certo, che li riporta anche indietro in classifica e con gli FN, sì, che stanno salendo. Questo è gravissimo, perché loro stanno migliorando, e Buzz che con delle ottime partite però non riescono comunque a guantarsi questa vittoria, che sarebbe stata fondamentale contro gli Underworld, che continuano invece a stare in alta la classifica. Parliamo di questi Underworld nel frattempo con il loro coach, perché abbiamo in intervista Feed. Buonasera. Ciao Feed, come stai? Bene, diciamo un po'... possiamo dire emozionato anche per la vittoria dei ragazzi. Allora, siete in uno split che vi vede predominanti, ok? Avete conquistato la vostra nuova vittoria, avete perso solamente una partita, ma lo chiamiamo match di riscaldamento. Il vostro avversario principale, il vostro contendente ogni giorno con cui condividete lo score, fino ad oggi per ora, sono i Novo. Come vi sentite a proposito dei Novo? E poi ti faccio un'altra domanda sulla draft. Diciamo, per il Novo ci aspettiamo che il prossimo game andrà bene. Diciamo, l'altra volta, complice anche inesperienza ed emozione anche dei ragazzi, soprattutto dei rookie, ci sono stati un po' di incidenti dovuti alla Zir. Però ne abbiamo già parlato, abbiamo già lavorato a un modo per risolvere questa problematica. Quindi siete pronti a sistemare ciò che va sistemato e non temete apparentemente i Novo Esports, ma ciò che noi in Caster Desk avevamo da chiarire in fase proprio di draft è quel ban di Blitzcrank nella seconda fase. Cos'è successo? Diciamo che abbiamo voluto molto rispettare il Blitzcrank di Kubo. Poi c'è anche vero che ho il mio support che ha un po' la PTSD ogni volta che vede Emilio Open, che allora è circa un 15 minuti prima di non vedersi piccato Emilio. Tra l'altro Emilio che stiamo vedendo molto meno da quando è arrivata in Proving Grounds la 13.13, secondo te perché?
Credo che sia dovuto anche in merito ai doppio nerf che ha ricevuto. Prima il primo nerf l'ha ricevuto nella 13 e 12, poi ha ricevuto un ulteriore nerf nella 13, poi anche le botlane con cui è classico matcharla, quindi roba tipo Lucian, è stata colpita anche quello, il suo compagno di botlane. Quindi anche per quello ha perso priorità, però ci sono nuove priorità in botlane. Diciamo, alcune potremmo averle mostrate, altre potrebbero arrivare in futuro, chi lo sa. Ok, quindi ci sono ancora delle carte da scoprire, le state tenendo per le best of five? Chi lo sa, vedremo. Ok, lo scopriremo. Allora, Fid, c'è qualcosa che vuoi dire al pubblico di Proving Grounds prima di salutarci dopo questa intervista alla luce della vostra nuova vittoria? Direi di sì, avrei un piccolo discorso che mi sono preparato. Allora, mi dispiace tanto per Anita e il povero Mikilaki stasera, perché gli abbiamo rovinato la festa perché speravano che vincessero. E mi dispiace per loro. Mi dispiace anche perché pensate che sto per dire qualcosa di serio, non accadrà. Mi dispiace per Passa, perché gli ho rubato palesemente il format dall'ultimo game di PGNate dello Spring Split. Mi dispiace per Underworld e tutti i ragazzi che mi devono sopportare. E come è stato detto, diciamo, nel video di oggi, noi siamo venuti qui per stompare il progro e non vediamo l'ora di dimostrare a tutti cosa siamo capaci di fare. Vi aspettiamo tutti ai playoff. E noi soprattutto, non vediamo l'ora... Cosa. Ultima? Mi dispiace per Joy, l'amore non è contraccambiato. Assistiamo a questa rivelazione in diretta. Emozioni anche su Proving Grounds che ci portano attorno a queste storie che vanno oltre il videogioco. Fid, anche la mia camera si è emozionata, scusatela, ogni tanto anche lei è coinvolta. Noi non vediamo l'ora di vedervi nelle prossime partite. Fid, grazie mille per questa intervista, buona fortuna, perché adesso si farà sempre più difficile e siamo sicuri che Underworld si stanno preparando al meglio. Grazie mille per l'intervista. Grazie mille, buona serata. Ciao. C'è bisogno di aggiungere altro oppure possiamo andare direttamente qua? Perché qui non... alzo le mani. Silenzio. Così. ha detto tutto quello che doveva dire, anche un buon discorso, e finalmente ora gli Underworld hanno rifinito alcune cose, altre sicuramente no, ma riprendersi dopo un early game difficile e comunque ritornando al game è un valore aggiunto che si può dare a questa squadra. C'è questo effetto G2 che sembra sempre far partire, magari quando hai bisogno di cucinare un po' la draft, partire quasi come se fossi in svantaggio, quasi come se fossi low key in difficoltà. Poi ti tiri su, dite ok, stavo giocando da sdraiato, scusate, adesso mi raddrizzo, e cambia tutta la partita. Sembra che gli Underworld stiano adottando questa modalità. Ci piace perché funziona, ci piace perché è piena di sorprese. E a proposito di sorprese, c'è un'altra partita che stiamo aspettando questa sera, ma prima andiamo a vedere che cosa succederà tra Fox e Novo, subito dopo la pausa.